Le morti in eccesso, un prezzo accettabile. Credo che il modello abbia funzionato. Non penso che avessimo bisogno del lockdown in Svezia. Sarebbero state queste le parole che avrebbe pronunciato Anders Tegnell, lo scandinavo più famoso al mondo, idolatrato in patria quanto però criticato all'estero, perché avrebbe lasciato correre il virus nel paese senza andare a porre delle restrizioni, diciamo così, degli obblighi a livello fisico. Quindi personale. È lui proprio a capo dell'Agenzia di Sanità Pubblica, architetto responsabile del modello svedese, rifiuto del lockdown totale per lui, da lui per un approccio più elastico, più morbido, come lui stesso l'ha definito, alla pandemia di coronavirus. Una decisione discussa che l'epidemiologo rivendica, malgrado l'elevata mortalità registrata in maniera profonda e evidente nelle diverse case di riposo. Non penso che avessimo bisogno del lockdown in Svezia. Sono queste le parole che, ripeto, l'uomo avrebbe pronunciato di recente. Rifiutatore, rifiutato, rifiutante di tutti gli obblighi, tutte quante le misure coercitive di limitazione della libertà personale individuale, Anders Tegnell è rimasto fedele fin dall'inizio alla sua linea di principio, cercando comunque di rimanere abbastanza integro, abbastanza ligio a quello che è il suo punto di vista, quindi la sua opinione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto da Adriano, narrato italiano.